Innanzitutto il primo dato importantissimo da registrare è che dopo quasi 2 anni si è tornati a un confronto di presenza, in presenza. Questo è il primo elemento di fondamentale importanza. Io credo che qualunque dibattito di idee, di confronto non possa prescindere dalla presenza fisica. Ecco, un congresso come questo era impensabile poterlo fare in forma diversa. Quindi con tutte le precauzioni del caso ci siamo ritrovati qui, i confronti sono stati tanti in tantissimi ambiti. Un altro, diciamo, dei dati che sicuramente devono essere registrati è la presenza del ministro Cartabia, l'illustrazione da parte sua di quelli che sono i punti salienti di una riforma della giustizia che è imprescindibile per 2 ordini di ragioni. Uno, perché ce lo chiede l'Europa al fine di poter intervenire da un punto di vista economico a sostegno del nostro paese. Uno dei colli di bottiglia della nostra economia è la giustizia, sia da un punto di vista civilistico che sia da un punto di vista penalistico. Io della prima ne so poco, della seconda qualcosina in più e le problematiche che sono sul tavolo sono di estrema attualità, cioè è stata posta la fiducia su una questione di civiltà giuridica, il problema della prescrizione. Il ministro Cartabia ha fatto un esempio che direi emblematico di un professore universitario che si è visto trascinare un processo per fatti di corruzione per 20 anni finché è arrivata la sentenza di assoluzione. Allora, 20 anni sono quasi la carriera professionale di una persona umana. La ministra, come le piace essere chiamata, ha parlato di restituzione della dignità a una persona. Quest'uomo, diciamo, è stato privato di quello che era la sua essenza, il suo lavoro. Noi un po' siamo quello che facciamo. Questo esempio è la punta di un iceberg, ma ce ne sono tantissimi che passano molto più inosservati. Io nel mio piccolo posso portare la mia testimonianza di un procedimento per fatti del 2013 che si è concluso in udienza preliminare con un non doversi procedere perché l'imputato non aveva commesso il fatto nel giugno del 2021. Ecco, questo è assolutamente impensabile. Un imprenditore, una persona che si occupava di impresa, ed è un freno per chi ha delle idee e altre cose. I processi non possono durare così a lungo, devono rispettare delle scansioni temporali specifiche alle quali poi devono esserci delle sanzioni. La prescrizione è null'altro di più che la sanzione per un sistema che non riesce a funzionare. E allora qui bisogna ritornare. Anche bisognerà poi ragionare sull'improcedibilità, quali saranno gli effetti che una dichiarazione di questo tipo potrà avere, perché un conto è non doversi procedere per intervenuta prescrizione, cioè il processo viene mandato via. L'improcedibilità in secondo grado comporta una condanna in primo grado che resta lì nel limbo di che cosa sarà, come si interpreterà, e qui bisognerà poi ragionare in termini di avvocateschi, diciamo, perché la prescrizione è un istituto di carattere sostanziale, mentre invece l'improcedibilità è un istituto di carattere processuale, senza poi entrare in tanti tecnicismi, ma questo è un dato molto importante. Un altro dato molto importante che che io almeno personalmente registro in questo processo è una sguardo al futuro, cioè l'avvocato deve un po' cominciare a dire: io la penna e il calamaio la metto nell'armadio e oggi uso il computer. Il processo di informatizzazione deve essere il più veloce e il più ampio possibile, ma deve essere una vera informatizzazione, cioè non si può pensare che noi mandiamo un atto per via telematica, lo depositiamo in questo modo, la legge ci impone di depositarlo in questo modo, appunto a pena di inammissibilità dell'atto stesso, ma poi dobbiamo riformare le copie cartacee e andarle a portare in una cancelleria.
una cosa di questo tipo è assurda, finisce per duplicare il lavoro. Si deve cominciare fin da ora a cambiare passo, a cambiare la cultura. L'informatizzazione è produrre un atto informatico e leggerlo in formato informatico. Si legge sul computer, si legge sul tablet, il telefonino magari per chi ha la mia età un po' più è troppo piccolo, ma quella è l'informatizzazione, cioè deve uscire la carta. Gestire la carta, gestire i fascicoli, penso abbia un costo incalcolabile e sicuramente di gran lunga superiore a creare delle infrastrutture informatiche che consentano all'avvocato di accedere ai fascicoli che riguardano i suoi assistiti. Io ho sempre l'occhio sul penale, direttamente da un computer. L'avvocato poi lui, se vorrà, se li potrà stampare e quant'altro, lo stesso potranno fare le cancellerie, ma da un punto di vista formale il discorso del fascicolo è quello che deve diventare informatico, il resto no. E Milano credo che su questo punto sia all'avanguardia. Noi come Ordine degli Avvocati di Milano abbiamo puntato il più possibile anche nel nostro piccolo, per quello che riguarda le nostre competenze amministrative, a informatizzare il più possibile tutti i servizi per gli avvocati, e così deve essere. Qui si registrano molte resistenze, un po' perché l'avvocato è un conservatore per sua natura, un po' perché ci sono tantissime realtà differenti e le età anche degli avvocati sono molto diverse, ma questo deve essere un punto di partenza e un serio punto di partenza con una visione di questo genere. La domanda aperta credo un pochino di averla registrata. È un momento di svolta, le riforme sul versante penalistico sono tantissime, c'è anche una volontà di un recupero di riti alternativi che poi erano stati frustrati da un'interpretazione, oserei dire, giustizialista. Il patteggiamento, una volta si era invogliati a percorrere quella strada, perché non poteva essere utilizzato nei procedimenti amministrativi, nei procedimenti disciplinari, mi metto d'accordo con la legge e a quel punto io non, mi salvo tutta un'altra serie di situazioni. Oggi come oggi, che la sentenza di patteggiamento non produce nessun effetto se non quello di contenere il danno sulla pena penalistico, diventa una scelta a volte proprio anzi da evitare, perché accelera quegli altri effetti negativi che magari si poteva evitare. Lo stesso dicasi per i riti abbreviati, che quando hanno inserito per esempio un discorso di impossibilità di chiedere un rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, anche qui è assurdo, cioè un omicida reo confesso, che senso ha mettere in piedi un procedimento in corte d'assise? Ecco, bisogna ritornare a ragionare in termini di diritto, di garanzie per i cittadini e non per slogan. Anche perché ogni volta che succede un fatto si ricorre, adesso noi faremo, noi diremo, noi. Ecco, la gente deve sapere che anche se si fa una cosa oggi, nel diritto penale funzionerà per domani. Cioè, io ho sentito avvocati che hanno detto non ci possono essere le prescrizioni per il Ponte Morandi. No? Che è un assurdo detto da un avvocato, perché le prescrizioni del Ponte Morandi andranno con la vecchia legge. Se ci dovesse essere, assolutamente spero di no, che anche quel tipo di infrastrutture reggano il più a lungo possibile, si porrà per quell'altro problema un eventuale discorso di prescrizione. E poi il principio è la legge vale solo per il futuro. Io non posso sanzionare in maniera diversa oggi un fatto che è stato commesso ieri quando magari non era nemmeno reato. E vabbè, credo di essere andato ben lungo oltre il minuto e mezzo che mi era concesso, ce ne sarebbero di cose da dire che sono state registrate anche nei confronti su tutto questo. Ecco, chiudo con un auspicio: abbiamo un ministro che su tante cose ha dimostrato di essere all'avanguardia e soprattutto di ragionare in termini di diritto, non di politica giudiziaria, che sono delle cose completamente diverse. I ministri che hanno preceduto questo, la mia sensazione personale è che pensavano di essere i registi della politica giudiziaria di un paese. In realtà il ministro è l'amministratore dell'apparato che deve amministrare la giustizia.